roccioso. Operativo e pronto ad afferrare. Capitan Timo in azione. Io porterò sofferenze. E andiamo! E bella ragazzuoli, ciao bella gente, salve anche le brutte persone, qui è il vostro Tommy Zero Mail per una nuova puntata su LOL League of Legends, un noob che nabba barababba. Allora, mi trovo con Lux Mid, lo so, è ogni tanto qualche mago me lo gioco anch'io. Lux Mid è molto carina, anzitutto mo ci prendiamo una bella lama, oddio come si chiama, un anello di Doran, due pozze, il trinket che è gratuito, che a noi ci fa tanto piacere. E ce ne andiamo a mid. Ragazzi, cosa è importante di Lux? Di Lux è importante, si maxa la E, ok? E, Q, W. Che cos'è importante di Lux? La sua passiva. Cioè ogni incantesimo che fa Lux, rivolto agli avversari, gli mette una stack di passiva. Cioè gli... non mi ricordo come si chiama. Comunque gli mette questa stack... E, aspetta, come si chiama? Oh, pronto? Gli mette gli incantesimi infliggono danni. Applicano illuminazione ai nemici per 6 secondi. Quando hanno illuminazione, gli attacchi base di Lux accendono illuminazione, infliggendo altri danni aggiuntivi al mio attacco. Questa è la E. Cioè, questo è una sfera che lancio che rallenta il nemico. E quando lo riattivo, esplode. O esplode ovviamente dopo qualche secondo. La Q invece cosa fa? Inchioda il personaggio, ma non lo stun, lo mette in una gabbia, ok? Quindi raga, questa è la combo Q e auto attack, ok? La cosa importante di Lux è che io ci ho messo un po' a vaffanculo, un po' a imparare a giocare con Lux, è che Lux non bisogna aver timore di effettuare auto attack. È molto importante fin dai primi livelli colpire l'avversario. Io sono un... quanto io ho torto di vita? Una marea. Però dovete essere proprio delle piaghe, delle... Vedete là quanto io ho torto? Questa sta a meno della metà di vita. Dovete essere un po' spammoni. Le mastery, io per questo adopero le mastery 18. Sì, che adesso sono cambiate, invece devo abituare ancora un altro po'. Le mastery, io ho messo... State a vedere quanto male gli ho fatto con due spell. E le mastery, queste nuove io adopero. Porco puttana. 18 e 12-0. Sì, perché mi hanno invertito la situazione. E voi ogni volta che quella c'ha il marchio dovete fargli l'auto attack. Che gli toglie un sacco di vita in più, raga. Un sacco. Cioè, guardate io, a parte il mana che non ce l'ho, cioè sto a metà, però... ogni volta sono stata una piaga dell'Egitto proprio. Dov'è questo? Ma vaffanculo, va. Sta scema in tempo de pace. Katarina, stammi vicina. Madonna quanto mi fa gola. Se solo sapessi tostar... dove cazzo? Mia! Sì! Su! Katarina, stai proprio vicina! Raga, ho flashato, sono d'accordo. Però è morta. L'oggetto principale di Lux è... raga, il Morellonicum. Cioè, è importante in una maniera. Lux soffre... cioè, riduzione di carica AP dovete mettere principalmente, ma e soprattutto creazione del mana. Questo è il Morellonicum. Mi faccio tanto male subito. Andiamo un po' a rigenerazione di mana, dai. Una via di mezzo. Perché potevo andare un po' più aggressivo, cioè mette più danni magici. Però io spammo molto. Allora, io sto a mid, Vladimir a top, Hecarim giungla,
Loro giungla Elise, Sopramundo, Mid Caterina e sotto Corchi e Leona. Vabbè. Guardate, 2 secondi ho lasciato, 2 secondi. Non avevo messo la barriera. Non avevo messo la barriera. Ci ho fatto caso. Niente, non ho preso uno. Continuo a non prendere nessuno. Un minion. Però cacchio, ho preso mezzo livello. No, dai. Cretina, riprova, arrivi qua. Dai, deficiente. Le Catarine, raga, i primi 6 livelli con Lux, ve le magnate, dovete essere bravi. Questa è veramente nabba. Questa è veramente nabba, le Catarine. Però contano molto su sta cazza roda dei urti, che è fortissima. Però se voi prendete il largo nei primi livelli, adesso io 2 spell gli ho tirato e un auto-attacco, forse 2, ma non ci ho fatto caso. E questa è la ulti, che è un raggio di luce bello lungo, non tutta la mappa. Ah. Vogliamo altre? Vai! 2 contro 1, più divertente. Vieni, piccolo ragnetto. Che fine ha fatto il piccolo ragnetto? È andato via? Peccato. Grande Vlad. Vlad Mundo. Uno gli ruba la vita, l'altro se la ricrea all'infinito. Quello che avete visto era un attimo il fascio della volti, raga. Mi ha preso un attimo il matto. Tu gliela tiro. Sono 2 livelli sopra, raga, impressionante. Sta gioca molto male sta Catarina. Il camichetto. Ciao. E andiamo Catarina caramella. Beccate pure il ragnetto. Mo io meno pure il ragnetto se sta fermo. Vieni ragnetto. Cara puttana, se la torre te prendeva pure a te, me te facevo ragno. Ci ha preso sveglia ragno. Non è nato ragnetto. Faccio sta lane velocemente e me ne ritorno bello che bello che a casa, raga. Così prendiamo quello che prima non ho preso. Top sta andando benino. Io sto 2-0. Che non è male. Quello che sentite è Corki, raga, a me mi fa morire. Corki no, deve essere molto carino, anche non ho giocato. Rimani positivo. Non lascerà sto blu secondo voi? Perché sto Hecarim a livello 5, raga? Possiamo farcela. Calomba. Credo era morta. Con favore sigato, perché dovevo mangiare l'SS, cazzo. Sta kill per Catarina mi dà fastidio.
Quello è quello che sostituisce il Baron finché non nasce. Come ha perso questo un terzo di vita? Scusate, me lo spiegate? Ecco, becca dalla vita. Che viene qua? Ah, Egarim, ma non è che avrei molto bisogno d'aiuto io. Possiamo farcela. Tu vorrei di. Però se lo ritieni importante, è opportuno. Bella per te, guarda. Guarda, c'è. E una. E andiamo? Se ricliccavo la E, me la sarei potuta pure prendere. Però, Karim, ci avrei potuto rosicare. Quindi ho un attimo tentennato per pensare a sta stronzata e alla fine ho perso quella kill. Però vabbè. Tanto, un'altra kill se siamo portati a casa. Ragazzi, già siamo 3-0, eh? La cara e vecchia Lux. Lux credo che sia tipo la sorella di Garen. Vabbè, sicuramente lei ama Demacia, difende Demacia, tutto per Demacia, yuppi yuppi, tirellero Demacia. Però, se non mi sbaglio, è tipo la sorella di Garen. Tipo, Proprio la piena certezza non me la ricordo. Che vuole questo? Mi quando iniziano a scrivere, gioca, gio stai succhiando come le merde. Gioca e non rompe scatole. Ti sei preso uno dei personaggi più forti della Lega, cacchio. E rompi scatole, gioca. E scrivono, scrivono, scrivono. Cacchio, scrivete. Sta a perdere. Pensa a giocare. Pensa quanto sono pippa io. Ma tu sei più pippa di me però, eh. Sappiamo. Mamma mia. Che liscio, liscerrimo. Ma che state a fare lassù? Tema la palletta così mi distruggo la mia torretta. Se passi ci muori. Se non passi, amen con Dio. Certo. Eh sì, catarigammello, veloce, forte, snello. Mica mi chiama Risto Bulu. E un tata. Adesso va. Oh, zitti, zitti, top comunque. Quello che mi preoccupate più era bot, adesso sincero, perché erano partiti male, invece. Che c'è, che c'è, che c'è? Toh, liscio pure. Direi che ha sentito un leggero dolore. Beh, cadere, però fa sempre lo stesso giro. Che ho tirato? Ma chi ho mirato? Nessun altro? Cioè, veramente? Non ci credo. Vabbè, almeno hanno chiesto scusa che non hanno detto SS. Ragazzi, DSS sempre, vedete, io non mi aspettavo che veniva su Leona, cioè non me lo posso immaginare, eppure mi ha fregato. Stavo sopra dei 3 kill, e non è stato tanto piacevole, però andiamo avanti così. Cazzo! Porco Giuda! Ci avrei scommesso su Vlad.
Avrei scommesso su Vladimir. Vieni qua, se c'è il coraggio. Sì. Raga, farmate. Questo, ecco, meglio di me, per favore. Questo è un gioco di farm, solo farm, sempre farm, oltre farm. Vince chi farma. Ehi, volevo quasi stilarla, vero? È vero. Vado a fare sta torre. Mio. There are gold movement. Sì. Porella. Si è mossa più. Doppio blink. Doppia trappola. Vabbè, ma Morgana Lux è illegale, però. Dove vai, Karim? Dove cacchio vai, Karim? Perché questa cosa? Si sa. Sorry. Ma sei scemo, perché sorry? Il problema non è... Uno! Pronto? C'è nessuno? Che brutta storia che sto fa. Fate buona là, non rompe le scatole, bella del zio. Famo se sto Drake non rompe le scatole, no? E buona questo. Ma va a far cuore. E dai, no? Belli del zio. Allora, comunque, Morellonicom. Calzari, e poi raga io faccio l'eco di Luden, perché a me l'eco di Luden con le sue 100 cariche che poi rilascia altri 200 danni piace veramente tanto, tanto, proprio tanto. Dopo, quasi sempre dopo faccio un bel Rabadon per aumentare ancora di più la potenza di Lux, e naturalmente come tutti i maghi metto un bel... Cazzo, il mondo stava andando male proprio. E bello, metto un bel bastone del vuoto per fare penetrazione magica. E vabbè, poi alla fine che uno diventa comunque un po' squishy lì verso il 16° livello, cose del genere. Un bel, una bella zona e abbiamo completato la situazione. La W io non ve l'ho spiegata. Comunque raga, ecco lo scudino. Guarda come me lo frega, Ho aspettato a farlo, raga. Ho aspettato a farlo perché volevo vedere se mi fregava il blu. Invece no, è pure intelligente questo. Male male. Male male. E uno. Volevo fare la doppietta, ma se la sta a fare Karim. Bello. Quando faccio queste cose col flash, quanto mi piace, raga. Mamma mia, che bel flash che ho fatto. Da proprio godimento. Proprio da goduria. Cosa mi annoia tutti? Io c'ho pure il rosso, raga. Rosso e blu. Ce l'ho tutti io. No, Vlad, no. Ma è possibile che devo salvare le genti? Salvare le genti, a momenti faccio una strage qua. Qualcuno mi aiuta? Forse Morgana non era proprio quello che mi serviva. Non...
Vaffanculo. Vaffanculo. E dai. Io non c'avevo nessuno che mi proteggeva. Dovevo fare per forza avanti e indietro. Perché stavo da solo contro Egar. Cioè, che l'unico che mi aveva dato una mano è Egarim. Quell'altra mi puntava. Vaffanculo. Che cacchio. Tuo mondo. Sono su di Gini. Oddio, Corki mi fa più i corpi, raga. Moyer Blue. Comunicate che è ritornato a casa. BRB starebbe che è ritornato a casa, eh. Ok. Io ritorno. Ecco di Luden. E poi ci andiamo a sparare un bel Rabadons. Rabadons, Rabadons, Rabarabadons, Dons, 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 Raba. Come va con le nuove maestrie, raga? Io un pochetto sto a fare difficoltà. Mi ero affezionato alle vecchie, devo essere sincero, eh. Un pochino ci ho messo ad abituarmi alle nuove maestrie. Cioè, in realtà devo provarle ancora su tutti i personaggi con cui gioco, che so tanti, perché non è che gioco con due personaggi. Mi piace cambiare spesso, quindi devo un po' abituare. Cioè, abituare, devo provare. Che cazzo, spostala un altro po', genio. Mamma mia, il danno. Quanto male gli ho fatto. Sì, Karim, non mi pare una... io le immagino le faccio, cioè... Sì, le faccio perché sono un mago, però più di tanto no. I buchi, Lux fa i buchi, raga. I buchi, cioè, ma rendete conto. È impressionante. È impressionante Lux, ragazzi. Boh. Dove va? Cioè, perché devi andare là per una kill? Su. Mamma mia, il danno. Vabbè, ci ho provato, raga. Io butto un cacio. Vabbè. Ma ha fregato Morgana, però non fa niente. Siamo aperti. Mundo una volta che si tanca, raga. È mundo. Report cata, perché? Ah, è un bel po' che non si vede, sì, in effetti. Ma che tipo FK? Mundo? Fai cheese? Cheese! Io ho fatto la foto! raga, Caterina, secondo me ci ha rosicato. Secondo me ci ha rosicato la grande. Ma non si gioca così, cioè... Ci dovete sta. È vero che 32-14... Voglio dire... Uno potrebbe anche surrendare, no? Aspetta un attimo, la bacchetta distruttiva qua. Mi ho detto, no, il quarto oggetto Rabadon a go-go. Non è che questi stanno dal Baron? Sono tutti vivi? No, Luna sta giù. Corki sta a mida, va a posto. Ma come mi sta fatto tutto male questo? Dai, no? Bello del zio. Do un'occhiata. Fammi mettere una ward, va, visto il nostro supporto non la metta, la metto io. Leona, sono qui per te. È Karim. Ma non c'è la giungla, una rompe scatole in giungla? Che cacchio, guarda quell'altra che fa. Cioè, stava fermo. Oh my bad. Oh my god. Presa.
Secondo me io ho fatto del dolore? No, ormai era già andato via. Via, via, raga, via, via, via. E dai, non ho capito come ho fatto a fare uccidere la dopo, però l'ho presa, non si sa. Danni sul tempo, non lo so. Ah, c'è il rosso? C'è il rosso dei corchi? Non lo so, può darsi. No, boh, non so se fa pure... Che cazzo, muori, no? Ma che è sto astio a non morire? Su, fai bravo, muori, muorici male. Morici... Ah, ritengete. Complimenti, ottimo lancio. Io sparo tutto, raga. Ci sto capendo una sega. Ragazzi, qua si sono arresi 3-1 perché Katarina se è andata FK. Questa è Lux. E naturalmente questa, se l'audio è venuto bene, perché oggi stavo regolando un po' l'audio. E vi metterò la build. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. È perché siete brutte persone. Credo che questo sia il primo video che partono con le nuove maestrie. Raga, è un bordello, però piano piano facciamo tutto. E qui da VostoTommy0Mail è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto. Lasciate un commento. Oh, raga, ma lasciate un commento veramente. Nel senso, io ho molte persone che scrivono in privato. Lasciate un commento pubblico. Non abbiate paura. Dite quello che pensate. Cose positive, cose negative. Cose negative, scancello, che me frena. No, sto scherzando, ragazzi. Mettete un like che a me fa molto piacere. Va bene? Ciao belli. Ciao, ciao, ciao.